Santità, è un po' bello stare qui. Si può fare tre tende, si può rimanere qua. O... proprio... biblico, ma insomma è bello, è gioia. E come si fa a ringraziare ora di questa udienza che ci ha concesso? E siamo qui e ci si domanda che dire, eh? Noi siamo abituati ad ascoltarla con un piacere rinnovato, anche se diversi di noi vengono dalla gioia di aver seguito Giovanni Paolo II, poi Papa Benedetto XVI, che ci hanno guidati a salire sul monte della gioia dei risorti, per affacciarsi poi con lei, Santità, al panorama sterminato di una umanità bisognosa di misericordia e dunque di amore, che guarda a volte disperata reclamando amore con urgenza. E dunque noi che possiamo dirle? Solo forse che iniziamo con entusiasmo tant'anni fa, mossi da motivazioni le più disparate, le infinite vie della provvidenza. Oggi siamo oltre 270, so che sa tutto, 200, oltre 200 radio, 70 TV. E prima spuntarono le radio come fiori a primavera, poi le TV. Poi arrivarono i grandi network in una gara sfrenata di ascolti e per le emittenti locali cominciò una strada in salita. Alcune battaglie furono irrimediabilmente perdute con la dismissione di tante frequenze che avrebbero potuto costituire un patrimonio, ma altri, eccoci qua, hanno resistito. Noi vorremmo raccontare Santità e il sacrificio di tanti laici, alcuni arrivati a mettere in gioco la propria casa. Di suore, oggi alcune impossibilitate a venire e ad essere presenti ci mandano le loro preghiere e la loro presenza spirituale, come le suore del monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce, con radio Orantes, tutto un poema. I sacerdoti, bisogna che lo saluti perché Don Vito Rapisarda di Tele Inessa è ora a tanti anni di Licodia. È diventato quasi non vedente a forza di darci dentro. Lo salutiamo, Don Vito. Oh, però l'emozione mi ha fatto saltare un passaggio. Mi avevano detto, dici che è assente Monsignor Nunzio Galantino, che voleva essere qui in tutti i modi, è il nuovo segretario recentemente nominato la sua santità, il segretario della conferenza episcopale, ha una febbre altissima e non è riuscito proprio a venire oltre 39, ma voleva esserci in tutti i modi. Quindi noi lo salutiamo, lo ringraziamo perché per noi sarebbe stato un onore grandissimo, oltre ad avere le due eccellenze che sono qui presenti. Don Vito, dicevamo, di Catania, Don Michele di Mistretta, questi stavano telemistretta, stavano per abbandonare la televisione. E poi invece si sono messi a dire alla provvidenza, forza, giù, dacci una mano. Sono ripartiti più grandi che mai. E poi potremmo raccontare le storie di tutti, Teleradio Vita, e continuare. Ogni radio e ogni TV una storia bella da raccontare. Ecco, noi siamo questo piccolo esercito, un po' stremato, sparso nelle periferie di questa nostra Italia. E mi hanno detto, ora non gli di tante cose al Papa, perché sennò poi lui ne dice meno, ma mi hanno assalito, dice guarda, non gli di tutto. Vabbè. Comunque le nostre periferie sa quelle che sono, periferie abbandonate a volte, ma anche periferie belle, di paesi costruiti con antiche solidarietà, periferie di prostituzione, spaccio di droghe, bimbi senza dignità, ma anche di oratori gioiosi, di campi estivi e soggiorni marini, dove famiglie cresciute con l'angoscia permanente della disabilità vedono il loro lutto trasformato in danza, periferie di famiglie sole, di singoli smarriti dalle separazioni, ma anche aggregazioni solidarie, dove si recita ancora il Ben di Maggio. Sa cos'è il Ben di Maggio? Cioè, Santità, il Ben di Maggio, dalle nostre parti si chiama Ben di Maggio, intorno a un altarino della Madonna. Le donne la sera, il pomeriggio di maggio vanno a recitare il rosario davanti alle cose. Questi sono paesi belli, solidali.
E quindi c'è una periferia variegata, fatta anche di bellezza, perché la nostra Italia è anche bella. Ecco, noi lavoriamo là, fra questa gente. Siccome siamo a contatto con la vita, con l'amore, con le nascite, con la morte, con la disoccupazione, con l'illegalità, con la degenerazione, noi siamo davvero a raccontare la vita della gente. Non siamo una fiction, noi dobbiamo essere una manifestazione della realtà. Certo, non di solo localismo si vive, abbiamo bisogno della sua parola, abbiamo bisogno della Chiesa universale, abbiamo bisogno di sentire che ci arriva il respiro grande di una Chiesa che amiamo. E siamo l'unica realtà italiana che da Aosta alla Sicilia noi possiamo avere punti di presenza su tutto il territorio. E laddove c'è una radio, dove c'è una televisione, può essere una comunità che lavora, che trasmette, che fa. E abbiamo anche una caratteristica, che quando noi si è parlato in una radio locale o in una televisione, poi si esce fuori, la gente ti guarda e se si raccontano cose belle ti domanda se tu sei testimone vero, perché sennò non ci crede e non serve a nulla il nostro messaggio. È un mondo bello, sarebbe il mondo bello se noi fossimo autentici. Ora io due cose gli devo dire prima di finire. Che l'abbiamo sentito. Uno è il desiderio che tutti, nella missione comune della Chiesa, si sia riconosciuti senza gerarchie, ma non gerarchie che ci devono essere, gerarchie di ruoli. Ognuno con i ruoli diversi, ma tutti uniti e valorizzati per l'obiettivo comune che abbiamo, se sia piccole radio, piccole emittenti, grandi radio, grandi emittenti. Abbiamo bisogno di sentirci in questo, perché se riusciremo a far questo, forse faremo tanta sinergia, tanto bene, anche perché c'è un enorme spazio in giro di attesa della nostra parola. Però bisogna essere uniti e tutti per l'obiettivo. Se si fa questo, si possono anche risparmiare risorse per distribuirle laddove ci sono impegni, laddove ci sono radio, laddove ci sono televisioni, laddove ci sono comunità. E una seconda cosa, certe volte ha fatto ostacolo a quanto sopra, anche in sede locale, il persistere di un certo, se me lo lascia dire, clericalismo. Per cui tutto ciò che non era nato dalla curia e con i timbri della curia ha fatto tanta fatica ad essere riconosciuto e inserito nei piani pastorali, soprattutto quando tante iniziative partivano da laici, anche se si proponevano solo di servire la Chiesa. A noi pare che resti ancora aperto, non del tutto risolto in generale, lo diciamo con tutta umiltà, il ruolo del laicato. Allora però, io belle detto tutto quello che avevo da dire, anche così il prefetto è contento, tutti sono contenti perché mi avevano raccomandato di dire queste cose, brevi. Allora, però una cosa gli ho da dire, noi come corallo gli facciamo anche noi un omaggio di due piccole telecamere, perché ci è piaciuta l'idea dell'opera giù a Buenos Aires, l'opera di produzione che c'è in collaborazione con Canale 21. E noi gli vorremmo proporre qualcosa in più, un gemellaggio, dove loro raccontano le loro vicende e noi raccontiamo le vicende degli italiani, anche perché siamo legati all'Argentina, perché lei ci insegna quanti italiani ci sono laggiù, e quindi fare rivedere un po' le nostre realtà e farle vivere, farle sentire, potrebbe anche piacere. È una cosina che le diciamo così, se la cosa potesse maturare, noi del Corallo saremmo tutti disposti a fare questa operazione di gemellaggio. Ecco, noi non siamo pastori, santità, ma per nostra natura siamo gregge e viviamo fra il gregge. E sul monte dal quale con lei ci affacciamo, ci vediamo un po' allo specchio di quell'umanità bisognosa d'amore e in attesa della parola. La nostra non può che essere una parola di gioia, ma anche noi abbiamo bisogno di ripartire con fiducia, di sentirci più Chiesa, membri di questa comunità d'amore che deve diffondere amore. Gli chiedemmo l'udienza per questo, Santità. Vorremmo ripartire verso le nostre periferie portandoci dietro qualche scintilla della santità che ogni giorno lei diffonde, per farci santi, dunque credibili, e allora, vorrei dire solo allora, veri comunicatori della parola,
intanto si abbia la nostra infinita gratitudine. Grazie. Ringrazio tanto quello che lei ha detto e ringrazio voi il lavoro che fate, quella verità, cercare la verità con i media, ma non solo la verità, verità, bontà e bellezza, le tre insieme. E il lavoro vostro deve coinvolgersi in queste tre strade. La strada della verità, la strada della bontà e la strada della bellezza. Ma quelle verità, bontà e bellezze che sono consistenti, che vengono da dentro, che sono umani. E nel cammino della verità, ma nelle tre strade possiamo trovare svagli, anche trappole. Oh, io penso e cerco la verità, ma sei attento, di non diventare un intellettuale senza intelligenza. Ma io vado, cerco la bontà, ma sei attento. Non diventare un eticista senza bontà. A me piace la bellezza, sì, ma stai attento. Non fare quello che si fa tanto, no? Truccare la bellezza, cercare i cosmetici per fare una bellezza artificiale che non esiste. La verità, la bontà e la bellezza come vengono di Dio e sono nell'uomo. E questo è il lavoro dei media, il vostro. Lei ha accennato due cose. Io vorrei riprenderle. Prima di tutto, l'unità armonica del vostro lavoro. Ma ci sono i media grandi, più piccoli. Ma se noi leggiamo il capitolo 12 della carta di San Paolo ai Corinzi, vediamo che nella Chiesa non c'è né grande né piccolo. Ognuno ha la sua funzione, il suo aiuto all'altro. La mano non può esistere senza la testa. Tutti siamo membri e anche le vostre media, siano più grandi, più piccole, sono membri e armonizzate per la vocazione di servizio nella Chiesa. Nessuno deve sentirsi piccolo, troppo piccolo, in confronto di un altro troppo grande. Tutti piccoli davanti a Dio, nell'umiltà cristiana, ma tutti abbiamo una funzione. Tutti, tutti. Come nella Chiesa, io farei questa domanda, chi è più importante la Chiesa? Il Papa? O quella vecchietta che tutti i giorni prega il rosario per la Chiesa. Che lo dica Dio, io non posso dirlo. L'importanza di ognuno in questa armonia, perché la Chiesa è l'armonia della diversità. Il corpo di Cristo è questa armonia della diversità. E quello che fa l'armonia è lo Spirito Santo. Quello è il più importante di tutti. Questo, quello che lei ha detto, io voglio sottolinearlo, è importante cercare l'unità.
e non andare per la logica quella che il pesce grande ingoia il piccolo. Lei ne ha parlato, lei ha parlato di un'altra cosa, che anche io la menziono lì nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ha parlato del clericalismo. È uno dei mali, è uno dei mali della Chiesa. Ma è un male complice, eh? Perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare ai laici. Ma tanti laici in ginocchia chiedono di essere clericalizzati, perché è più comodo, eh? È più comodo. E questo è... E questo è un peccato a due mani. E dobbiamo vincere questa tentazione. Il laico deve essere laico, battezzato, ha la forza che viene del suo battesimo, servitore, ma con la sua vocazione laicale. E quello non si vende, non si negozia, non si è complice con l'altro. Io sono così, perché va l'identità lì. Tante volte ho sentito questo, nella mia terra. Ma io nella mia parrocchia, ho un laico bravissimo. E questo uomo sa organizzare. Sa, perché, Eminenza, perché non lo facciamo diacono? La proposta del prete è subito... clericalizzare, questo laico facciamolo, e perché? Perché è più importante il diacono, il prete del laico? No, questo è lo sbaglio. Ah, è un buon laico che continua così e che cresca così, perché va l'identità della appartenenza cristiana lì. Per me il clericalismo impedisce la crescita del laico. Ma avete presente quello che ho detto, eh? È una tentazione complice fra i due, perché non sarebbe il clericalismo se non si sarebbero laici che vogliono essere clericalizzati. Va chiaro questo? Questo ringrazio quello che fate. Armonia? Anche questa è un'altra armonia, perché la funzione del laico non può farla il prete. E lo Spirito Santo è libero. Alcune volte ispira il prete a fare una cosa, altre volte ispira il laico. Si parla nel consiglio pastorale, tanto importante sono i consigli pastorali. Una parrocchia, e questo cito il codice di rito canonico, una parrocchia che non abbia consiglio pastorale e consiglio di affari economici non è una buona parrocchia. Manca vita. Poi ci sono tante le virtù. Ho accennato all'inizio andare per la strada della bontà, della verità e della bellezza. E tante virtù su queste strade. Ma anche ci sono i peccati dei media. Mi permetto di parlare un po' di questo, no? Per me i peccati dei media, i più grossi, sono quelli che vanno sulla strada della bugia, della menzogna, no? Ne sono tre. La disinformazione, la calunnia e la diffamazione. Questi due ultimi sono gravi, ma non tanto pericolosi come il primo. Perché? Vi spiego. La calunnia è peccato mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una calunnia.
La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire ma questa è un'ingiustizia perché questa persona ha fatto quello in quel tempo, poi si è pentito e ha cambiato vita. Ma la disinformazione è dire la metà delle cose, quella che sono più conveniente a me, e non dire le altre metà. E così quello che vede la TV o quello che senti la radio non può fare un giudizio perfetto perché non ha gli elementi e non li danno. Di questi tre peccati, per favore, fuggite. Disinformazione, calunnia e diffamazione. Vi ringrazio quello che fate e ho detto a Monsignor San Chirico di consegnare a voi il discorso che avevo scritto, ma le sue parole mi hanno ispirato a dirvi questo spontaneamente. E l'ho detto con un linguaggio del cuore, sentitelo così, non col linguaggio italiano perché io non parlo lo stile del Dante, è così. Lontano. Vi ringrazio tanto e adesso vi invito a pregare un'Ave Maria alla Madonna per darvi la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Santa Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Domani si legge questo. E il diavolo? Chi è il diavolo? Qual è? Questo è il diavolo di Gesù. Gesù che è il miracolo di Gesù. Gesù che è il maestro. Grazie. Ma grazie, sei bravo, eh? Giacomo. Sei bravo, Giacomo, eh? Queste sono le telecamere. Faremo il questa è la mia famiglia. Grazie.
50. No, io sto portando. No. Insomma, ci ha dato la pazienza. Lorenzo di Pezzino. Grazie, sono città perché ci insegna a comunicare con il cuore. Questa è la segreteria del cuore. Questa è la nostra patrona, la stella dell'evangelizzazione. E si può chiamare la Madonna dello stupore, no? Della grazia di Dio, si stupisce. Grazie. Padre Giordano di Pellegrinistretta. La gente la saluta e la ringrazia. Tutto quello che fa, preghiamo per noi. Diamo la cappella. Saremo a 27 di ottobre, saremo avanti, sarà la prima volta. Certo, l'ho fatto a banchieri. Anche fratelli di più. No, è lui ci credo che tutto per i nostri collaboratori. Questi sono minori. Sì, minori. Portano la minorità. Vediamo a noi. Porto lo saluto del Piemonte, secondo lei è lontano Torino, verrà a Torino un altro anno, e noi vorremmo invitarla nella diocesi di Acqui, dove Santa Maria Mazzarello con Don Bosco è stata la prima suora della chiesa salesiana. Buon lavoro, e ci frusti. Di nuovo. Grazie.
quel dono. Vieni qua, vieni. Allora abbiamo bello. Dalla Sardegna. Radio Sardegna. Gli abbiamo portato il documentario della Madonna di Bonaria, un rosario in ossidiana in una pietra povera della nostra terra, e poi gli abbiamo portato da un artista locale la sua fedelissima Madonna di Bonaria qua rappresentata in uno spaccato degli anni 30. L'avete portato voi? I marinai sardi l'hanno portata. Ma infatti abbiamo voluto portare. Questa è la lezione che gli ha preparato Alessandro e questo è il 600 metri. Sentirate questo.